Il Catania dei grandi nomi si ferma a San Cataldo. Al primo turno di Coppa Italia di Serie D va la San Cataldese, che domenica 28 affronterà in trasferta il Paternò. Decisivo anche il portiere nisseno Gaetano Dolenti, 31 anni, un passato in B e in C con il Trapani, che dopo una partita esemplare, parando il possibile e l'impossibile, si è rivelato il giocatore in più dopo il triplice fischio finale ai calci di rigore. Dolenti ha segnato un gol con un tiro da manuale al collega rossazzurro Klaus Beters e poi, fra i pali, ha detto no a Giuseppe Rizzo, in quel momento capitano dopo l'uscita di Lodi, uno dei giocatori più quotati del nuovo Catania, classe 91, che nel suo curriculum vanta anche una stagione da protagonista in Serie A con il Pescara nella stagione 2013-2014 e diversi campionati di Serie B con Regina, Perugia, Vicenza e Salernitana. Sostenuto da un massiccio numero di tifosi, il Catania ha compreso con il passare dei minuti di non avere vita facile al Valentino Mazzola. Badando soprattutto alla concretezza, la squadra allenata da Matteo Vullo ha saputo rintuzzare gli attacchi degli ospiti, proponendosi più volte in avanti, ma senza strafare. Le note migliori dalla difesa, che ha retto alla perfezione alle folate offensive dei catanesi con il piglio della squadra di rango. Anche merito di un Dolenti che con l'esperienza e una condizione atletica invidiabile ha saputo trasmettere serenità a tutti i compagni di reparto fino alla fine e all'incessante lavoro in fase di interdizione del capitano Di Marco. Suo l'ultimo rigore, quello che ha firmato una delle pagine più esaltanti della storia della San Cataldese. Per gli etnei hanno segnato dagli 11 metri Palermo, Lorenzini, Castellini, Bani, Sarao e Forchignone. Per la San Cataldese, oltre a Dolenti e Di Marco, Tuccio, Xepa Padakis, Baglione, Torregrossa e Calabrese. Non hanno segnato, oltre a Rizzo, Chinnici del Catania e Garofalo della San Cataldese. Loro hanno una storia diversa, credo che siano di passaggio in questa categoria. Questo invece è il campionato che deve fare la San Cataldese, non dobbiamo farci false illusioni perché abbiamo passato il turno col Catania il 21 di agosto. Noi abbiamo lavorato per arrivare più o meno pronti da un punto di vista mentale e anche fisico, devo dire oggi, bene, da un punto di vista tecnico-tattico. È normale che la partita l'abbiamo portata a casa con il cuore. Fortunatamente non dovremmo affrontare tutte le domeniche il Catania, perché sennò diventa una corrida, e che comunque giocatori di grandissima qualità, trame interessanti, rotazioni in centrocampo, giocatori di qualità, occasioni da gol. Il nostro portiere è stato bravo in un paio di circostanze, il palo ci ha salvato nel primo tempo su una grandissima giocata di una qualità estrema su un campo difficile da giocare come il nostro. E poi nel secondo tempo devo dire che forse un po' più di palleggio e di possesso palla noi siamo riusciti ad averlo, complice anche qualche cambio da parte loro e complice anche una condizione atletica che da parte nostra era leggermente migliore. No, sapevamo di affrontare una squadra ben attrezzata, una squadra che deve vincere il campionato. Quindi in settimana l'abbiamo preparata bene, soprattutto in fase difensiva, e penso che oggi si è visto, e cercare di sfruttare i loro errori. Siamo riusciti a portarla sullo 0-0 dopo un primo tempo dove non dico che abbiamo sofferto tanto, loro hanno fatto un due tiri, hanno preso un palo, una parata di Gaetano, ma poi al secondo tempo, prima di rimanere in 10, cioè mancavano 5 minuti, non avevano mai calciato in porta. Quindi penso che il lavoro di tutti, dal mister e dei miei compagni di squadra, oggi ci ha premato.